Il coronavirus prende il suo nome dalle punte a forma di corona sulla sua superficie. Di solito è ospitato negli animali selvatici, come i pipistrelli, poi si diffonde ad un ospite intermedio prima di infettare l'uomo attraverso l'evoluzione e la mutazione, infine si diffonde tra gli esseri umani attraverso la trasmissione da uomo a uomo. La principale fonte di infezione sono i pazienti con infezione da SARS-CoV-2 ed è principalmente trasmessa attraverso goccioline respiratorie e stretto contatto. A volte i portatori asintomatici sono potenziali fonti di infezione da SARS-CoV-2 e chiunque può essere infettato indipendentemente dal sesso o dall'età. Attualmente abbiamo una conoscenza limitata riguardo al SARS-CoV-2, ma abbiamo imparato dal virus SARS, che presenta alcune sorprendenti somiglianze con SARS-CoV-2, che può sopravvivere per alcuni minuti e fino a 3 giorni a seconda dell'ambiente. Di seguito sono elencati i suggerimenti che è necessario seguire per prevenire l'infezione. Prima di tutto, indossi una maschera medica monouso o una maschera chirurgica quando sei all'aria aperta. Come indossare correttamente una maschera? Tieni la maschera in modo che la striscia flessibile rigida sia rivolta verso l'alto e il lato colorato rivolto verso l'esterno. Tira la parte superiore della maschera al di sopra del naso e la parte inferiore della maschera sulla bocca e sul mento. Modella la striscia metallica sul ponte del naso dal centro verso entrambi i lati. Regola la maschera e dovrebbe adattarsi perfettamente sul viso. Guanti o occhiali non sono necessari come pratica di routine. In secondo luogo, lavarsi le mani regolarmente. Lavati le mani dopo essere tornato da luoghi pubblici, dopo aver tossito o starnutito nelle mani, dopo aver tolto le maschere prima e dopo i pasti e dopo aver toccato oggetti sporchi. È importante lavarsi le mani in un modo corretto. Dopo aver bagnato le mani, assicurati di usare un disinfettante per le mani o un sapone di schiuma uniformemente sulla mano e sfrega accuratamente. Strofina i palmi delle mani, così come la parte posteriore delle mani contro i palmi, e strofina dalle nocche verso le dita per almeno 15 secondi. Risciacqua abbondantemente le mani sotto l'acqua corrente. In terzo luogo, è necessaria una disinfezione regolare. La pelle può essere disinfettata pulendo o immergendo in alcol al 75%. Oggetti come telefoni cellulari, chiavi e maniglie delle porte possono essere disinfettati pulendole con alcol al 75% o disinfettante contenente cloro. Ma non utilizza contemporaneamente diversi disinfettanti per evitare la generazione di sostanze tossiche. Inoltre, la ventilazione deve essere adeguatamente mantenuta. 2-3 volte al giorno, non meno di 30 minuti ogni volta. È possibile che l'aria condizionata centralizzata possa diffondere la malattia. Pertanto, l'uso dell'aria condizionata centralizzata deve essere interrotto o ridotto durante l'epidemia. E se tu fossi stato infettato? È diverso per ogni individuo. Alcuni mostrano sintomi, mentre altri no. Segni e sintomi possono svilupparsi dopo un periodo di incubazione di 1 a 14 giorni, principalmente tra 3 e 7 giorni. I principali sintomi di Covid-19 includono febbre, tosse secca e affaticamento. Altri includono congestione nasale, naso che cola, mal di gola, mialgia e diarrea. Scansioni toraciche anormali possono essere riscontrate in alcuni pazienti. Per i casi sospetti con i suddetti sintomi, i pazienti vengono diagnosticati principalmente attraverso i seguenti 3 modi: saggio RT-PCR quantitativo fluorescente in tempo reale per la rilevazione del test SARS-CoV-2 che mostra risultati positivi,
Il risultato del sequenziamento genetico risulta altamente coerente con la struttura nota di SARS-CoV-2. Sono stati rilevati anticorpi specifici per SARS-CoV-2 in campioni di siero. Anche se stai mostrando sintomi, non farti prendere dal panico e fidati dei dottori. La prognosi è buona per la maggior parte dei pazienti, solo pochi saranno in condizioni critiche. Un ultimo promemoria. Assicurati di riposare bene, mangia leggero, bevi molta acqua, non mangia animali selvatici, fa esercizi fisici moderatamente e rimani positivo durante l'epidemia. Combattiamo insieme contro il coronavirus.